sono con Sua Altezza Reale Roberto D'Amato, e l'ultimo discendente di Paleologo, e oggi parleremo di un argomento molto interessante, che è un argomento legato alla storia proprio del Mediterraneo e in special modo alla pirateria e a come si è arrivati poi alla battaglia di Lepanto. Vostra Altezza, si narra che già nella mitologia greca si parla già che nell'antica Grecia c'era questo fenomeno della pirateria. Ci racconti un po'. Beh, la pirateria è sempre stata un problema di tutte le nazioni, specialmente del Mediterraneo, perché era una forma di guadagno facile per varie nazioni che vivevano anche di pirateria e che quindi provocava però dei danni economici molto rilevanti alle nazioni che lo subivano. Già al tempo dei Fenici, i Fenici purtroppo subivano la pirateria degli egiziani e quindi cercarono in qualche modo di porvi rimedio, perché bisogna ammettere che la pirateria era un danno economico rilevante sia per i traffici che per l'attività economica di questi stati che la subivano. Addirittura ai tempi dell'impero romano Pompeo allestì una grandissima flotta per combattere l'influenza dei pirati cilici che infestavano il Mediterraneo e che quindi rendevano il commercio, distruggevano il commercio. E quindi Pompeo in 3 mesi distrusse più di 1200 navi e fece più di 30.000 prigionieri. Quindi diciamo che il problema della pirateria è sempre stato sentito molto forte, anche se nel nostro immaginario noi la vediamo in senso positivo, ma dal punto di vista concreto economico era un grave problema, perché bloccava i traffici. Lei sta parlando di Gneo Pompeo, no? Sì. Gneo Pompeo, l'antica Roma, quando c'era l'impero, insomma, utilizzava le strade del mare per il commercio, no? Il commercio, sì, effettivamente, sì. E riuscì in tre mesi a distruggere 1200 navi e catturare 30.000 pirati. Un dato impressionante questo. Quindi vuol dire che era molto, molto, il fenomeno era molto, molto grande, insomma, sì, all'epoca. Il fenomeno era molto sentito perché già i romani ai tempi dei cartaginesi subivano la pirateria dei cartaginesi, quindi i romani avevano adottato delle navi con dei rostri che agganciavano le navi dei pirati o dei nemici e quindi i romani combattevano come se fossero in terraferma. Quindi i romani su questo campo avevano cercato in qualche modo di porvi rimedio ed erano riusciti perfettamente, perché Roma viveva del commercio del Mediterraneo. Infatti loro per 1200 anni chiamavano il Mediterraneo Mare Nostrum. È vero, è vero, è vero. Mi parli un po' del Barbarossa, perché qua il discorso proprio della battaglia di Lepanto è stata una coalizione, lei mi diceva, no? Sì. Una coalizione di persone ci sono riuniti perché sono state tutta una serie di situazioni, insomma, nel mare, dopo i romani, cioè con la caduta dell'impero, sembrerebbe che la pirateria abbia avuto un salto di evolutivo, no? Sì, diciamo che con l'affermarsi della religione dell'Islam e di Maometto, diciamo che la pirateria non solo ebbe una valenza economica, ma ebbe anche una valenza politico, etico, religiosa, nel senso che i pirati barbareschi, arabi prima e poi dopo i turchi, loro usavano la fede religiosa, li consideravano i cristiani infedeli, quindi vi era una motivazione ideologica e religiosa soprattutto, e quindi loro avevano, secondo la loro concezione, il diritto di rubare, e di venire a fare razzie, di distruggere e di ridurre in schiavitù le popolazioni cristiane. E quindi loro infestavano il Mediterraneo, e quindi loro per molti secoli hanno, diciamo, danneggiato molto il commercio dei veneziani e del Mediterraneo e in qualche modo i cristiani hanno cercato di opporsi a questa, diciamo. Ma i cristiani che venivano, ad esempio, venivano catturati, no? Catturati. Cos'è che accadeva a chi veniva catturato? Allora, chi veniva preso prigioniero, allora se avevano la possibilità, la famiglia benestante, venivano riscattati al mercato di Algerico con una forte somma. Chi non aveva la possibilità di essere riscattato, le donne, gli uomini finivano in schiavitù, le donne finivano in qualche harem e gli uomini in schiavitù, insomma. Quindi era sempre un discorso economico, purtroppo. Quindi lei sta dicendo praticamente che il fenomeno della schiavitù è un fenomeno molto più antico di quello che noi, sì, ricordiamo. Infatti
della storia moderna. Esatto, perché molti dicono che la schiavitù è una cosa prettamente europea, è una cosa errata, perché il commercio della schiavitù fu iniziato sempre dagli arabi in funzione religiosa, che consideravano gli infedeli esseri inferiori e quindi loro si arrogavano il diritto di commerciare queste persone qua, insomma. Quindi diciamo che ha una valenza storica iniziata dagli arabi e che poi dopo gli europei, con la scoperta dell'America, hanno continuato, ma sempre in contatto con i commercianti arabi di schiavi. Uh-huh. E come si è arrivati poi alla battaglia di Lepanto? La battaglia di Lepanto si è arrivata, dato che i pirati, ritirandosi, avevano creato una forte base ad Algeri e quindi disturbavano e danneggiavano economicamente il commercio non solo di Venezia ma anche della Spagna e degli altri paesi europei. Infatti c'era un pirata, il Barbarossa, che era un rinnegato che viveva ad Algeri e che danneggiava che attaccava e danneggiava tutte le navi cristiane, provocando dei danni incalcolabili. E quindi, per porvi, dopo poi la caduta di Cipro, che era l'ultima base nel Mar del Levante, da cui facevano base le navi europee che andavano a fare il commercio in Asia Minore, no? La cristianità, con il Papa Pio V, si preoccupò di questo, dato che i turchi avevano conquistato Cipro, e quindi organizzarono una grande, diciamo, crociata, battaglia navale, in cui parteciparono la Spagna, Venezia, la Repubblica di Genova, lo Stato Pontificio. E questa grande coalizione permise a Lepanto di riportare una grandissima vittoria, dovuto anche al merito di Venezia, che aveva dei rematori di professione e una tecnica navale che era sconosciuta ai pirati barbareschi, insomma, e quindi riportò una grandissima vittoria, insomma. Interessante, in questa battaglia si parla di che il Papa Pio V ha dato l'ordine a Don Giovanni d'Austria di affrontare la flotta turca, che all'epoca avesse imbarcato circa 48.000 uomini per poter fare questa battaglia. Sì, infatti erano 200 navi più di 48.000 uomini contro le 170 navi dei turchi e dei pirati turchi, però diciamo Don Giovanni d'Austria, con una manovra molto tecnica, riuscì a sconfiggere le navi corsare dei turchi, insomma, perché Venezia, con un sistema navale abbastanza corroborato e perfezionato, ebbe ragione, fu, diciamo, la Repubblica Marinara fu determinante nella battaglia di Lepanto, perché aveva delle navi più veloci e più maneggevoli rispetto alle navi dei turchi. Ma praticamente allora l'Algeria e la Turchia all'epoca che conquistò Cipro e generò diremmo questo senso di questa coalizione, no? Sì. Cioè la coalizione si formò perché la pirateria era un problema molto grande nel Mediterraneo. Sì. E loro andarono, insomma, a eliminare un po' questo problema. Sì. Però mi parlava prima di Algeri, sì. Quindi la pirateria era presente molto ad Algeri. Sì, infatti Algeri era, quando poi gli arabi si ritirarono dalla Sicilia e da alcune isole della Sardegna e delle Baleari, che furono conquistate dagli spagnoli e dai francesi, no? E questi pirati trovarono rifugio ad Algeri, che era una base molto importante per la pirateria, insomma, e qui era anche un centro commerciale della pirateria, perché si svolgevano il commercio degli schiavi, si smistavano tutti i bottini che loro facevano negli stati cristiani, specialmente in Puglia, in Italia meridionale, in Spagna, in Francia. Quindi era, diciamo, un centro, non solo un centro di pirateria, era anche un centro commerciale, quindi fondamentale, diciamo, per i musulmani e per i turchi. Quindi era visto come, diciamo, un pugno nello stomaco per gli stati cristiani. E quindi la Spagna più volte tentò di conquistare Algeri, vi riuscì, mise a capo di Algeri un loro vassallo, però dopo il Barbarossa, il fratello del Barbarossa, anche lui con i capelli rossi, si impadronì di nuovo del sultanato di Algeri e instaurò nuovamente la pirateria, insomma. E quindi ci furono di nuovo altri danni economici. Quindi la battaglia di Lepanto è ricordata come una pietra miliare,
la più grande battaglia navale che si sia svolta nel XVI secolo. Sì, sì. Bene, la ringrazio dell'intervista, Vostra Altezza Reale. Grazie molto. Roberto D'Amato, e vedremo di fare le altre interviste. Okay. Grazie.